24 agosto, San Bartolomeo. San Bartolomeo è stato uno dei 12 apostoli che risposero alla chiamata di Gesù e lo seguirono nella sua vita terrena. Le notizie che ci sono giunte riguardo San Bartolomeo vengono tutte dai Vangeli. La sua data di nascita è incerta, ma si ritiene fosse originario di Cana in Galilea. Quando Filippo lo convinse ad incontrarsi con Gesù, il quale lo descrive come israelita senza falsità. Alla morte e resurrezione del Cristo, San Bartolomeo compare poi negli Atti degli Apostoli come uno dei 12 inviati dal risorto affinché si diffondesse la sua parola. A questo punto le informazioni su di lui scompaiono quasi del tutto, anche se la tradizione lo vuole come missionario in India, Etiopia, Arabia, Mesopotamia, Armenia, ma è difficile ricostruire il suo percorso missionario. Anche la sua morte non è documentata, ma è di nuovo la tradizione a raccontare del suo martirio, intorno al 68 d.C., scuoiato della pelle per volere del re dei Medi in Siria. Le sue reliquie furono portate a Lipari nel 264 per essere poi prese di mira dagli arabi, per poi tornare a Lipari nel 546 e poi a Benevento nell'838. Qui vennero custodite con grande sforzo e mai cedute. Il culto di San Bartolomeo si è diffuso nei secoli ed è tuttora ancora vivo in alcune comunità. In genere viene raffigurato con in mano un coltello a causa del supplizio a cui fu condannato, che insieme alla pelle è uno dei simboli per lui più ricorrenti. Per lo stesso motivo è stato fatto patrono di diverse attività di artigiani che lavorano con coltelli o strumenti da taglio, come macellai, calzolai, cuoiai.